Oggi voglio farvi una riflessione sulla convivenza di fatto, perché con l'entrata in vigore della legge Cirinnà, la numero 76 del 2016, inevitabilmente si sono avute delle differenze tra i conviventi di fatto formalizzati e i conviventi di fatto non formalizzati. Allora, innanzitutto vediamo che cos'è la convivenza. La legge Cirinnà definisce conviventi due persone maggiorenni, non importa se eterosessuali oppure dello stesso sesso. Queste due persone maggiorenni devono essere unite da stabili legami affettivi di coppia, di assistenza morale e materiale. Non devono avere tra di loro vincoli matrimoniali, di parentela, di affinità, di unione civile. Prima però ho fatto una differenza tra i conviventi di fatto formalizzati e quelli non formalizzati. Questa differenza deriva da un punto che ha introdotto la legge Cirinnà. Questa legge consente, non obbliga, lo sottolineo, non obbliga, ma consente ai conviventi di iscriversi all'anagrafe del comune di residenza, presentando quindi una dichiarazione nella quale dicono di coabitare nella stessa casa e a seguito dell'iscrizione possono ottenere il certificato dello stato di famiglia e quindi sono considerati legalmente come conviventi. Dalla iscrizione all'anagrafe del comune di residenza discendono per la coppia di conviventi i diritti e i doveri previsti dalla legge Cirinnà, diritti e doveri che risultano invece limitati ai conviventi che non si sono iscritti all'anagrafe del comune di residenza. A loro sono riservati i diritti e i doveri che nel corso degli anni sono stati riconosciuti dalle sentenze della giurisprudenza, in sostanza dai giudici. Ora, vediamo allora quali sono i diritti e doveri previsti dalla legge Cirinnà. Innanzitutto vi è l'assistenza morale, quindi il reciproco sostegno. L'assistenza materiale, in quanto ciascun convivente ha il dovere di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale oppure casalingo. Il convivente in determinate situazioni può essere nominato tutore, curatore oppure amministratore di sostegno dell'altro convivente. Sono previsti permessi di lavoro, congedi familiari. In caso di morte del convivente per illecito, l'altro, se sussistono i presupposti, può chiedere il risarcimento del danno. Ancora, in caso di morte del convivente proprietario della casa in cui abitavano, l'altro ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo di 2 anni. Se però la convivenza si è protratta per un periodo più lungo, allora avrà diritto di abitarvi fino ad un massimo di 5 anni. Se vi sono figli minori oppure figli disabili, il diritto di abitazione minimo sarà di 3 anni, quindi il periodo, diciamo, minimo sarà, è previsto in 3 anni.
ma ancora quando vi è un'impresa familiare, il convivente che presta in maniera stabile la propria opera all'interno dell'impresa familiare ha diritto agli utili, agli incrementi e ai beni acquistati con questi. Ancora, in caso di cessazione della convivenza, se il convivente è in grado di dimostrare di trovarsi in uno stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento, allora il giudice potrà obbligare e quindi imporre all'altro gli alimenti in favore del primo.